Vi comunico ufficialmente che la Procura della Repubblica di Termini Imerese ha iscritto un fascicolo allo Stato nei confronti di ignoti, ipotizzando i reati di naufragio colposo e omicidio colposo plurimo, naturalmente, ma siamo solo in una fase iniziale delle indagini. In genere un procuratore della Repubblica non è mai contento di dare queste informazioni in questa fase, proprio perché gli sviluppi delle indagini potrebbero essere di qualunque tipo, non escludiamo assolutamente nulla. Tuttavia, per le ragioni che abbiamo detto e soprattutto per l'interesse mediatico internazionale, per lo spessore dei personaggi coinvolti, era indispensabile fare questa conferenza stampa. Però mi pare corretto da parte mia anticipare che gli sviluppi di questa indagine non possono essere assolutamente prevedibili. Complessivamente vi dico che sono state fatte 123 immersioni composte da team di due persone per un totale di 4.370 minuti di immersione. Quindi sono numeri rilevanti, insomma, numeri che in qualche modo comportano e hanno comportato per il personale sommossatore un lavoro intenso e un'attività veramente, come dire, che li ha particolarmente stressati. Ciononostante, il risultato che abbiamo ottenuto in 4 giorni credo che non necessiti di altre parole, insomma, di qualsiasi parola di elogio, perché i numeri e i dati parlano. Dalla Guardia Costiera di Porticello abbiamo avvistato il razzo. In questo momento, come in questo caso, anche realizzando che trattavasi di una imbarcazione, di una unità, di una nave, diciamo, in difficoltà, se non addirittura affondata o in procinto di affondare, abbiamo messo in campo quel dispositivo, consentitemi di dire, normale di soccorso che viene attivato in questi casi, di inviare nell'immediatezza tutti i mezzi, diciamo, disponibili e pianificare poi, in relazione alla gravità dell'evento, tutto il resto. Per cui nell'immediatezza sono stati inviati due mezzi navali della Guardia Costiera di Porticello, una di Termini Imerese e un altro da Palermo, unitamente ad una unità navale dei vigili del fuoco con dei sommozzatori a bordo. Ovviamente nel frattempo abbiamo avuto anche contezza, un contatto con il comandante, meglio ancora, con un membro dell'equipaggio, il quale ci diceva che erano in un primo momento 12 persone in mare. Genericamente il mare, se poi giustamente erano in acqua o a bordo della zattera, come poi giustamente si è rilevato, che hanno avuto il tempo di mettere una zattera di salvataggio in mare. Questo poi l'abbiamo appurato, ma fatto sta che l'immediatezza ha consentito fra l'altro di arrivare sulla scena, sul punto in cui si era verificato il naufragio e ovviamente prestare soccorso